081 546 6873. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, intanto inizio a dire una cosa magari anche banale. Il calcio serve per far sognare, e un tifoso è tenuto a sognare. Anche il calcio mercato è un sogno, fa parte del sogno del tifoso, nel senso che è una componente importante anche il calcio mercato. Consideriamo che in questo periodo in televisione la programmazione è veramente scarsa, un po' da tutto si sa che in questo periodo ne porteranno in questo senso. Quindi, come dire, il calcio mercato ci regala gioia e dolori, ma ci sta, nel senso che va bene così. Volevo capire, ecco, cosa ne pensavate pure voi. Sì, io penso che se togliamo il sogno, togliamo l'aria che respira quotidianamente il tifoso, che vive di sogni, molti dei quali, ahimè, irrealizzabili, però non si può impedire ad un tifoso di sognare durante il campionato e soprattutto in questa fase del mercato, dove tra un sogno e l'altro però non bisogna mai perdere di vista la realtà dei fatti, perché poi dall'illusione che ti porta il sogno, alla delusione che ti porta la realtà, il passo è breve. E noi siamo una piazza che vive molto di up and down, no? Quindi illusione, delusione, e su quella delusione poi insomma diventa difficile la vita quotidiana del tifoso. Però guai a togliere il sogno al tifoso, se c'è tolto il sogno al tifoso c'è tolto tutto. Assolutamente d'accordo con te, Paolo. 081